Una fiaccolata nella giornata mondiale della pace, sotto il segno di una croce realizzata con il legno delle barche naufragate nel Mar Mediterraneo, per ricordare la tragedia dei tanti naufraghi che hanno perso la vita durante i viaggi della speranza. Il 1 gennaio alle 18:30 cittadini e fedeli si sono mossi in marcia da Piazza del Gesù al Duomo in segno di solidarietà verso chi affronta viaggi disumani pur di avere un futuro migliore. La gente ha esibito cartelli con i nomi dei paesi tuttora straziati dalle guerre e ha mostrato la propria vicinanza al popolo siriano. La marcia è stata aperta dai bambini e a metà percorso si sono uniti al corteo l'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, che al termine della fiaccolata, al centro storico, ha presieduto la messa in cattedrale. L'obiettivo è unirsi alle parole di Papa Francesco: fraternità, fondamento e via per la pace. Nella convinzione che ripartire dai rapporti fraterni e solidali è una delle grandi vie per umanizzare le società contemporanee, per la realizzazione del bene comune e l'affermazione della pace a Napoli e nel mondo. Significa apertura agli altri, uscire da se stessi. Anche Napoli deve imparare ad aprirsi a tutta la realtà che parte poi della nostra vita, aprirsi per manifestare, dire solidarietà, fraternità, amicizia, superare i nostri egoismi per guardare all'altro come nostro fratello.